Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Mini. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi nel video. Come avete visto dal titolo, proverò per la prima volta il peccone. Tra l'altro con la skin, quella che si può utilizzare avendolo acquistato nel pass battaglia, ma prima volevo ricordarvi che c'è già stato un aggiornamento di Clash Mini riguardante gli eroi. Partiamo subito dalla Contessa, una delle truppe tra l'altro più utilizzate in quest'ultimo periodo, dove la velocità di attacco base è stata ridotta da 0.9 a 0.9 da un secondo, quindi attacca più velocemente. Il feed è stato aumentato da 2 a 3, quindi attacca anche di più. La velocità di esecuzione del feed appunto è stata leggermente incrementata. E per chiudere, l'energia richiesta per castare i propri incantesimi è stata ridotta a 5 da 6, quindi una certa velocità in più per la Contessa, che come vedete a questa abilità che è stata modificata appare dietro il nemico più lontano danneggiandolo e prendendosi salute, quindi un attacco davvero super interessante, soprattutto per counterare quei deck dove hanno Regina degli Arcieri oppure lo Spergoblin oppure l'Arciere, quindi le truppe che lasciano in fondo la Regina. La Contessa può fare veramente un disastro. Il Monk, ragazzi, un'altra di quelle truppe che non ho ancora utilizzato, hanno aumentato anche a lui la velocità di attacco da 0,8 a 0,6, quindi tanta roba. La velocità dell'esecuzione del Peacemaker, che sarebbe il primo attacco che ha lui, il prossimo attacco del Monaco è un Palm Strike che fa 8 di danno, e 8 di danno, ragazzi, è tantissimo. È stato addirittura incrementato, quindi attacca ancora più veloce, e lo stordimento del Pacemaker, quindi di questa abilità, è stata aumentata di 2 secondi. Monaco che si rivela anche lui veramente super interessante dopo l'update. Regina degli Arcieri, il mio eroe che oramai sto utilizzando e potenziando. La velocità di esecuzione del Super Crossbow, che sarebbe anche qui la sua prima abilità, aumenta la velocità e attacca 3 nemici contemporaneamente per un breve periodo. La velocità di azione di questo spell è stato aumentato leggermente. Inoltre, l'energia necessaria per eseguire questo spell è stata ridotta da 8 a 7, tanta roba per la Regina degli Arcieri, che io personalmente mi sto davvero trovando bene ad utilizzare. Re dei Barbari invece, modifiche anche per lui, aumentati i punti salute a 13 da 12, e la durata del Super Iron Fist, che anche questa è la prima abilità, aumenta il danno degli alleati vicini per un breve periodo, un'abilità potentissima. Immaginate giocarlo vicino ad altri due tank, una Valchiria o uno scheletro gigante o un peccone. Quando lui ha l'abilità, tutti attaccano più veloce, follia pura. È stato aumentato a 4 secondi da 3 secondi, quindi tanta roba. E arriviamo allo Shield Maiden, truppa che avevamo già detto essere esageratamente OP allo start. La velocità di attacco è stata incrementata a 0,45 da 0.4, quindi attacca un po' più lentamente. La durata del Super Magic Shield, anche qui la sua prima abilità, può bloccare e riflettere alcuni danni a chi lo sta attaccando. Questa è una cosa che funziona anche multipla, cioè se io sto attaccando uno Shield Maiden con la Regina degli Arcieri e con lo Spergoblin e lui ha l'abilità del Magic Shield, entrambe le truppe che attaccano subiscono danno. Non ha senso. È stato ridotto di 1 secondo, quindi dura un po' meno lo shield. La velocità di esecuzione della Super Magic Shield invece è stata leggermente aumentata, mentre i punti salute della truppa da 16 sono 15. Quindi questo è il primo mini update di Clash Mini, ma oggi volevo insieme a voi provare per la prima volta il peccone. Non so neanche se funziona, quindi non mi fido. Oh no, sto giocando in Ranked! Porca miseria! Proviamo! Ho contro Jonah 187. Subito intanto la Regina degli Arcieri dietro, io me la rischio.
Non arriva il peccone. Niente, potenziamo il... Giochiamo anche il mago elettrico. Ce la rischiamo bene qua. È cavaliere sulla casella che dà la vita. Reggente di arcieri, mago elettrico. Attenzione, mago elettrico anche per lui. Però siamo quasi lì, eh. Siamo quasi lì, attenzione. Il cavaliere, se riuscisse ad avere subito lo shield. Eccolo qua lo shield del cavaliere. Abilità esagerata e abilità anche dello shield maiden invece. Scusatemi, della contessa che aveva attaccato il mio mago elettrico. Ma il cavaliere, io vi dico sempre, tenetelo. Perché ha una potenza vergognosa. 1-0 per noi. Oh! Ragazzi, bam! Lo provo per la prima volta e io potenzio ancora il cavaliere. A questo punto metto salute al peccone e copro il mago elettrico. Dovesse lui utilizzare uno spare goblin, ho davanti le due truppe che mi coprono, le mie truppe che attaccano lunghe. Vediamo un po'. Bellissimo! E infatti aveva uno spare goblin. Vediamo però che con la casella riusciamo subito ad eliminare il suo cavaliere. Il peccone avanza, un altro attacco fortissimo sul suo mago di fuoco. Attenzione perché abbiamo un 4v1. Mamma mia, quanto è forte il pecca! Quanto è forte il pecca, ragazzi. 2-0 per noi. E io qui andrei... Se potenziassi il mago elettrico, bam! Ho la zap che adesso hitta 4 nemici contemporaneamente. Gli gioco sopra delle guardie, ma vado nuovamente a proteggermi. Però in questo modo... Sì, ci metto il peccone di nuovo sulla casella. Vediamo cosa gioca lui. Spare Goblin che tra l'altro attacca solamente la mia guardia. Peccone che però è attaccato adesso, attenzione, da più truppe. Sarebbe stato figo che non avesse attaccato la contessa, però guardate ancora, il peccone è stato tolto, ma ci ha permesso di tenere ancora il cavaliere saldo e la contessa e l'arriere degli arcieri con l'abilità può andare insieme al mago elettrico a distruggere il suo spare goblin ed è una victory pesantissima, 3-0, mamma mia, 15 monete e 5 coppe. Tra l'altro, oddio qua mi dice aiuto! Come si dice? Intanto andiamo a vedere un attimino il nostro regalo principale. Quindi abbiamo le 5 monete, le challenge coin giornaliere che io vi consiglio sempre ovviamente di riscattare. In questo modo potrete, come vedete, mantenerle e giocare soprattutto le partite in ranked. Mi viene in mente che appena io avrò 750 monete, quasi quasi, se qua ci fosse un peccone io me lo comprerei. Mamma mia quanto è forte, proviamolo di nuovo. Intanto ci prendiamo i reward. Vinci una partita usando il pecca, perfetto. Gioca 5 partite con il mini pecca, vinci 9 partite per portarsi a casa un altro gettone e ancora un nemico per andare a sbloccare l'ultima carota d'oro e andare avanti con il pass battaglia. Lo riproviamo allora. Lo riproviamo. Contro Carlos. Peccone ancora non disponibile allo start. Qui serve da mettere il mago elettrico sopra per forza e cavaliere davanti. Questa è una giocata praticamente obbligata perché questa casella potenzia l'abilità del mago elettrico e o meglio carica subito l'energia al mago elettrico in una velocità incredibile. Vediamo un po' se abbiamo beccato. Lui non ha giocato proprio benissimo. Attenzione perché è mago elettrico che può attaccare direttamente lo Shield Maiden. Però lo Shield Maiden è ancora veramente abbastanza incidente sul nostro, sulle nostre truppe. Ci può stare. 1-0 per lui. Attenzione perché c'è ancora lo scudo del nostro cavaliere, ma non si poteva fare nulla. Fa nulla. Ho voluto provarla sul mago. Incrocio le dita e c'è di nuovo il peccone. Peccone davanti e Spare Goblin. E lo Spare Goblin però dobbiamo stare molto attenti a come decidiamo di giocarlo. Teniamo ancora la carica full al nostro mago elettrico. Vediamo lui come gioca. Ci mette sopra il miner, ci può stare. Mago elettrico che subito riesce a folgorare due delle sue truppe. Il miner se la sta vedendo in questo momento con il mago elettrico. Lo Shield Maiden viene eliminato. Attenzione, rimane ancora il peccone. Abbiamo tolto anche il miner e cambia completamente, ragazzi. La solfa con un peccone in campo. Mamma mia. Mettiamo un altro Spare Goblin, subito mago elettrico qua, subito peccone davanti e gli faccio la play del... Ragazzi, io lo potenzio. Il mago elettrico potenziato è devastante perché nocca, o meglio, sciocca 4 nemici.
Vediamo che cosa ha giocato lui. Abbiamo comunque il cavaliere che mi salva il... lo Spergoblin, abbiamo già fulminato il suo mago elettrico, giocata completamente sbagliata da parte sua, non doveva farsi ingolosire da quel mago elettrico. Arrivederci anche al Pekka, però attenzione perché c'è ancora il Miner che viene eliminato e rimaniamo Pekka, Regia degli Arcieri contro Shield Maiden. Peccone che mamma quanta vita aveva. Non ho mai potenziato il Peccone, cioè sbloccato e messo nel deck, porca miseria. Subito il mago elettrico qui. Potenziamo il cavaliere che ci aiuterà tantissimo e io gioco un altro mini tank che sono le guardie e le vado... No, potenzio anche il cavaliere. Abbiamo giocato un'abilità che obbliga le truppe avversarie ad attaccare il mio cavaliere. Questo mi permette di salvare il peccone, vediamo se ho ragione. Attenzione perché intanto con lo Spergoblin andiamo subito sul suo Pekka e l'abbiamo già bruciato con il mago elettrico super caricato. Oh my god, lui ha già perso l'attacco principale con il Pekka. Noi abbiamo perso la Regina degli Arcieri, ma non è una carta, non è l'eroe principale la nostra Regina degli Arcieri, ci serve solo per fare il triplo danno. Mamma mia, no vabbè ragazzi, ma c'è un cavaliere full vita, un Pekka ancora alive e che cosa stiamo dicendo? Incredibile ragazzi, incredibile. Double win streak per noi, ancora 15 monete, ci siamo presi sicuramente esatto il knockout, 15 enemies, che ci regala intanto di nuovo una carotina che io utilizzerei per andare ad aprire il livello 29 del pass battaglia. Subito 250 di gold, preziosissimi. Se mi mancano 15 gold e poi se ci fosse un altro pack lo acquisterei immediatamente. Apriamo anche il forziere. 7 regine! Wow! Di solito, ragazzi, gli eroi si trovano nei bauli a sinistra, non a destra. Mamma mia! Mamma mia! Insomma, ragazzi, io spero che anche il video di oggi di Clash Mini vi sia piaciuto, con tutto il primo update e con questa strategia, ragazzi, che vede il peccone davvero ribaltare le sorti della partita. Vi ringrazio per averlo guardato, se vi è piaciuto un bel pollicione in su raga, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere, noi ci vediamo al prossimo video di Clash. Ciao!